Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Nella scorsa puntata siamo riusciti a fare un qualcosa di epico, ovvero siamo riusciti a tamare il nostro primo Drake, che come potete vedere è là sopra. Oh, attenzione, finalmente ha deciso di scendere a terra. Alleluia! È da un'ora e mezza, non vi sto scherzando, che stavo tentando di farlo scendere a terra. Niente, non ho avuto la possibilità di farcela. Finalmente ci sono riuscito. Anche perché così posso andare a guardare le sue statistiche, anche se effettivamente devo cambiare l'ordine da medio, devo mettere minimo, quindi deve stare praticamente attaccato al culo, così nell'eventualità posso comunque gestirlo meglio. Vediamo le sue caratteristiche: danni da mischia 500, aumentiamoglielo subito, poi vita 81.000, resistenza 4.500, cibo praticamente non gli cala mai, perché da quello che ho letto nella Lunaki Genesis non c'è bisogno di dare cibo ai Drake. Velocità di movimento che successivamente potremo anche portare più in alto, e come potete vedere è arrivato all'857. Una cosa spaventosa. Perfetto. Detto questo, direi di andarci a prendere subito la sella, visto che la scorsa volta sono riuscito a craftarla, anche se adesso praticamente ho perso tutti, praticamente non ho più materiali. Devo andarmi a farmare nuovamente il metallo, devo andarmi a farmare di nuovo le perle, devo andarmi a farmare un po' tutto. Ma queste sono comunque cose che farò off camera, quindi non vi annoierò con il mio farming. Però adesso finalmente posso mettergli la sella e spiccare il volo col mio Drake. Allora, prima di fare questo però, volevo vedere se avevo magari qualche metallo un po' in giro, giusto per potermi riparare l'armatura. Altrimenti devo necessariamente prendere quella di scorta. Vabbè, facciamo una cosa: dato che metallo sicuramente non ne ho più, no, non ne ho assolutamente più. Qua ne ho tre, ho soltanto tre pezzi di metallo. Quindi immaginate tutto il metallo che avevo, che fine ha fatto. E vabbè, mi prendo un'armatura di scorta. Quindi testa, piedi, mani, busto e gambe. Perfetto, direi che ci sono. Tutte queste cose le posso buttare perché tanto sono skin e sinceramente non mi interessano. Vado a cucinarmi questa carne, così me la porto appresso. Come narcotici, vabbè, ancora i sedativi, quindi sono a posto così. Qua mi tengo, diciamo, questa armatura così. Aspettiamo un pochino che si faccia la carne. Nel frattempo controllo. Ah, ok, già qua praticamente si è quasi fatta tutto. Quindi ormai aspettiamo. Mi prendo la carne e andiamo in giro col nostro Drake a vedere sia quanto ci sta nell'addormentare una creatura in generale, sia normale sia badass, quindi facciamo il confronto per vedere se ci converrà per l'appunto, se abbiamo fatto bene a investire subito sul Drake velenoso, perché così effettivamente riusciamo ad essere più forti e soprattutto riusciamo ad uccidere altri Drake per poi riuscire a tamarne il più possibile. Allora, innanzitutto controlliamo gli attacchi, quindi col destro è l'alitata di veleno, poi col sinistro il morso, e poi se non sbaglio anche con C o con V, no. Mi ricordavo che avevo un altro attacco, ma mi sa che a quanto pare non ce l'ha. Comunque, va bene. La velocità al solito non mi sembra male, anche se ovviamente dovrei magari aumentarlo un po'. È figo, il Drake è assolutamente figo. Qui c'era, se non sbaglio, il dragone che però a quanto pare forse se n'è andato o comunque ha cambiato zona, quindi sono contento di ciò. Detto questo, vorrei andare verso la costa, ecco perché voglio provare a vedere quanto tempo ci sta per addormentare magari questa tartaruga. Vediamo. Non l'ho colpita. Ok, colpita. L'ha addormentata immediatamente. Assurdo. Tanto
Tra l'altro sono anche aumentato di livello, quindi aumentiamo la stamina, perché la litata, diciamo che la litata consuma parecchia stamina, quindi direi che ci sta. È una cosa assurda, l'ha praticamente addormentata subito. Vediamo, proviamo questa tartaruga. Con due alitate. Madonna mia! Addormenta subito! Eccezionale! Veramente eccezionale! Chissà se con i morsi addormenta nella stessa quantità. Non penso. Penso che comunque i morsi diano meno torpore rispetto all'alitata. Però effettivamente è da provare. Perché sto andando verso questa zona? Perché nelle coste, almeno secondo la guida, quindi secondo la guida di Anunnaki, quella che si trova sulla community di Steam, praticamente qui nelle coste è possibile incontrare i Golden Dodo. Ed effettivamente è vero, perché noi, quando è stato ai tempi, il nostro Dodo Dorato l'abbiamo trovato per l'appunto nella costa di fronte a casa nostra. Certo, è stato un bel colpo di culo, però ovviamente non spawna sempre nello stesso punto, quindi dobbiamo andare a cercare effettivamente dove, diciamo nella costa, dove possibilmente possa spawnare un dodo dorato. Ovviamente si dovrebbe vedere in maniera molto più accentuata, quindi là c'è un alfa dodo, forse è un alfa prime addirittura. No, maschio Alfa Dodo livello 580, quindi direi tantissima roba. Anche se il dragone, come la scorsa volta abbiamo visto che praticamente lo ha disintegrato, quello cos'è? Non penso sia un Alfa, no, un Badass 105, vabbè. No, scarso, veramente scarso. Non conviene neanche tentare di tamarlo perché, a parte il fatto che lo addormenteremmo subito, quindi non penso ci sia tutta questa competizione nel buttarlo giù. Invece voglio andare da questo lato perché da questo lato io, se non erro, cioè no, se non erro, tecnicamente da questo lato, quindi sulla costa, dovremmo trovare i dodo dorati. E dato che comunque ormai stiamo scarseggiando per quanto riguarda il kibble dorato, visto che ho intenzione di tamare più Drake possibili, soprattutto questi velenosi che mi torneranno molto utili, voglio, sì, voglio tamarli e sfruttarli più possibile, anche perché quando dovremo combattere la Broodmother o comunque affrontare i boss di mappa, ci sarà da piangere, ecco. Allora, quello mi sa che è un altro dodo alfa, forse. Vediamo, fermiamoci un attimo, giusto per controllare. Sì, un altro alfa dodo livello. Oh, guarda, riesce a correre anche per terra. Bellissimo. Una figata assurda. No, come si vede da qua, madonna, quanto è bello. È assolutamente fighissimo. Cerchiamo di controllare la costa perché voglio vedere se troviamo il dodo dorato. È importante trovare il dodo dorato. Guarda che bella questa zona. Questa è la zona della palude praticamente. Se non erro qua, nella zona della palude, almeno secondo sempre la guida che sto leggendo, dovrebbe spawnare addirittura la Broodmother. Non so se mai riusciremo a trovarla, anche se non sbaglio una volta l'avevo trovata. Non so se però ve l'ho fatto vedere in qualche video precedente o forse no. Però comunque la Broodmother dovrebbe spawnare da queste, diciamo in queste zone. Là ci sono gli Elite Araneo, quindi segno che praticamente i ragni qua si possono trovare. Nel frattempo vi faccio fare un giro completo per quanto riguarda la mappa di Ark, che è veramente bellissima, veramente, veramente eccezionale.
Là c'è una rana alfa forse, qua addirittura un alfa araneo. No, un'elite. Un'elite araneo. Pensavo un alfa, sinceramente, invece no, era un'elite. Qua invece siamo nella zona di montagna. Tecnicamente dovrebbero esserci, sì, infatti, come potete vedere, gli pteranodonti di ghiaccio. Vedete? Là ce n'è uno. Sì, effettivamente trovare i dinosauri non è difficile perché comunque spawnano nelle zone che ovviamente corrispondono al loro tra virgolette elemento. Quindi se un dinosauro ha un elemento prettamente di fuoco lo troveremo nella zona vulcanica, se un dinosauro ha un elemento di ghiaccio lo troveremo nella zona montana e quindi di conseguenza sappiamo benissimo dove trovarli. A differenza di quelli velenosi che comunque possono spawnare randomicamente nella mappa e poi invece trovare anche altri tipi di dinosauri, magari in zone diverse. Quello che cos'è? Un dilofosauro? Sì, un alfa dilofosauro. Vabbè, non mi interessa sinceramente, quindi perlustriamo ancora qua la costa. Oh, un Argentavis, guarda che bello. Che livello sei? Vediamo. Ma è il mio! What? Ma è quello! Non ci credo, è sopravvissuto allora! Io una volta qua c'ero venuto e praticamente. No, è sopravvissuto il mio Argentavis! Sì, io una volta qua praticamente non mi ricordo cos'era successo. Forse stavo cacciando un dodo dorato che se non sbaglio qua c'era da questo lato. C'era in queste zone praticamente c'era un dodo dorato. E praticamente sono morto. Che sono morto, non mi ricordo perché. Forse perché. Forse addirittura ero morto di freddo. Può essere, non ricordo. Comunque sì, ero morto di freddo e praticamente era rimasto non solo il mio cadavere, ma anche il mio Argentavis qua. Mi ero seccato, praticamente ho staccato tutto e ho detto vabbè, vaffanculo, non mi interessa più, non lo voglio andare a prendere. E a quanto pare invece il mio Argentavis è sopravvissuto. Che figata pazzesca. Che figata pazzesca. Il problema è che però adesso qua il Golden Dodo che avevo cacciato tanto tempo fa, chissà dove è finito. Se ovviamente non è morto o comunque se n'è andato da qualche altra parte, perché è normale che poi magari i dinosauri o comunque in generale tutti gli animali percorrano dei chilometri o comunque percorrano dei metri e giustamente fanno perdere le loro tracce. Però il fatto che mi sia sopravvissuto l'Argentavis è una cosa fighissima. Aumentiamo un po' la velocità di movimento, giusto così per essere un po' più veloci. Là nel frattempo non so cosa sia quello, non so se è un alfa dedicuro, mi sa. E quello è un prime? Ah, maschio Tirannosaurus Rex, quello è Bedessa, no? È un Bedess dedicuro. Ah, pensavo fosse un alfa, invece no, è un Bedess, vabbè. Vediamo se si addormenta. Se riusciamo ad addormentarli. Vabbè, la tecnica ovviamente è semplice. Bello però il colore di questo T-Rex. Siamo riusciti ad addormentarlo. Vabbè, a me siccome non mi interessa, voglio ucciderlo. Facciamo meno danni comunque con l'attacco principale, quindi il mouse sinistro. Cioè, facciamo danni, perché effettivamente gli stiamo togliendo la vita, però non è la stessa cosa, ecco.
sarei curioso di vedere in quanto tempo si addormenta con le fauci. Volevi. Ma mi ha colpito lo stesso. Vediamo se riusciamo ad addormentarlo. L'ho ucciso? Ah no. Che stai facendo? Fermati, fermati, fermati per Dio. Ecco, l'ha ucciso. Ma perché? Ecco, questo l'ho addormentato ad esempio. Vabbè, comunque, ormai che l'ho sconfitto, amen. Portiamogli qua la stamina a 5.400. Peccato che l'ho sconfitto, perché sinceramente... Ok, 829 di danno. Buono. Nel frattempo sta aumentando... Sta aumentando vertiginosamente la potenza del mio Drake. Niente, il dodo dorato che praticamente avevo qua... Non... cioè che avevo trovato qua una volta, ormai praticamente non c'è più. Ecco, questo nel frattempo sto morendo congelato, quindi direi di andarmene non di corsa ma di più. Tra l'altro sta anche facendo buio, quindi non è consigliabile restare qua. Oh! 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 Parli del diavolo! Eccolo! Riusciamo addirittura ad addormentarcelo. Aia. Certo che il dodo dorato è figo, eh? Cioè è resistente. È resistente perfino per un Drake. Resistente. Ancora mi sta tenendo ad attaccare. Porca miseria, levati, cretino. Dai, che ora recupero la stamina. Madonna, quanto danno mi fa. Ma 90 di 98 già. Ma non è forte. È veramente forte. Neanche si addormenta.
Madonna mia. Oh! Ah no. Ho ucciso un dodo normale. Ho tolto praticamente metà vita. Assurdo. Cioè, guarda l'intelligenza che mi riesce a colpire. Madonna quanto mi sta togliendo. Cioè non ci credo che mi sta uccidendo il Drake. Pazzesco. Per fortuna che la vita comunque me la recupera abbastanza in fretta. Però cioè veramente il dodo dorato. Cioè, l'abbiamo ucciso uno, cioè, ve lo ricordate che l'abbiamo ucciso uno? E questo invece ci sta dando un sacco di problemi. Vuol dire che sarà di livello, a parte che sarà veramente di livello molto più alto. Però, veramente, mi sta dando tantissimi problemi. Vediamo se riusciamo ad ucciderlo, anche perché vorrei ottenere del keyboard dorato, porca miseria. Mi serve il keyboard dorato, quindi... Cioè, devo sconfiggerlo, prima o poi. Comunque... Direi che per adesso faccio un taglio, perché mi sa che la cosa andrà per le lunghe. Nel momento in cui riuscirò a sconfiggerlo, ci rivediamo ovviamente e vedremo il da farsi. Allora ragazzi, sono riuscito ad intrappolare il dodo, non so come. Praticamente stavo recuperando la vita e nel frattempo ho visto il dodo che mi guardava, ma non riusciva a muoversi. Quindi ho detto, non vorrei che forse si è bloccato. E a quanto pare si è bloccato, e quindi ne approfitto senza il minimo rispetto e tento di buttarlo giù, anche se ancora non gli vedo neanche sangue praticamente. Non ci riesce a colpire, stranamente. Quindi è buono. Non gli vedo sangue praticamente ancora addosso. È un livello 140. Cioè, non è neanche poco. Oh. Oh. Ce l'abbiamo fatta. Benissimo, 25 pezzi di keyboard dorato. Mamma mia. Mamma mia. Direi mamma e poi mia. Allora, portiamo 940 il danno del nostro Drake. A questo punto, dato che l'Argent Avis, ho notato che mi è sopravvissuto, cosa che veramente non pensavo, non immaginavo possibile. Me lo vado a portare a casa. Cioè a sto punto me lo porto a casa. Anche se non è... Cioè è di livello anche abbastanza alto. Quindi direi che ci sta tantissimo. Se ovviamente lo riesco adesso a ritrovare, perché effettivamente non so dove sia. Ma penso che la scritta verde comunque possa comparire, o almeno debba comparire. Ah, vabbè, là si vede, ok. Infatti anche la sella, cioè proprio è il mio, è quello, uno dei primi timing che avevo fatto. Ok, andiamo.
Va bene, direi che comunque per adesso possiamo anche interrompere la nostra escursione e ci vediamo appunto nel momento in cui finalmente torneremo a casa. Ok ragazzi, siamo arrivati a casa, ho conservato già il keyboard dorato, cosa che ovviamente mi premeva fare. Sono felice di aver ritrovato il mio vecchio Argentavis che aveva qualcosina addosso, sì, ma giusto per. Veramente non me l'aspettavo che fosse sopravvissuto. Io mi ero ricordato, comunque mi ricordavo che nel momento in cui andai in quella zona di mappa per trovare quel Golden Dodo, che tra l'altro è rimasto là, come voleva si dimostrare, praticamente, cioè praticamente non mi ha ucciso l'Argentavis. Io ero convinto fosse morto, ma proprio ero convinto, mentre invece no, a quanto pare era ancora là. Effettivamente sono molto felice di questa cosa, così diciamo, ho ancora il mio Argentavis che posso comunque sfruttare, dato che comunque non è neanche tanto scarso. Io non mi ricordo com'era combinato. Ecco, danno 1200, vita 14.000, quindi diciamo che non è messo tanto male. Vediamo l'altro invece che livello è, che tra l'altro è anche aumentato. Aumentiamo la velocità, vabbè, danno 2000 giustamente. Vita 2000, però 20.000 volevo dire, scusate, però comunque non è, diciamo, non è tanto lontano da questa Argentavis, considerando anche il fatto che già quella là è livello 1300, questa ancora livello 829, eppure come statistiche non è tanto male. Infatti molto probabilmente userò questo Argentavis nella prossima puntata forse per andare a combattere un altro Drake e ottenere effettivamente un altro tributo che poi successivamente utilizzerò con il Golden Keyball per provare successivamente poi andarmi a tamare altri Drake. Non so se lo farò in una puntata giusto per farvi vedere magari la sfida, no? Magari farvi vedere come andarmi a tamare questi Drake, oppure ve li farò vedere direttamente, ma penso che faremo una puntata proprio incentrata nella caccia e nel taming dei Drake. Quindi vabbè, penso che comunque per questa puntata possa essere tutto, dato che abbiamo fatto parecchie cose, ovvero vi ho fatto vedere un bel po' di mappa, vi ho fatto vedere un combattimento piuttosto intenso con il Golden Dodo, e poi magari ci vediamo nella prossima puntata dove andremo a sconfiggere alcuni Drake per ottenere i tributi e poi andremo anche a tamarne qualcuno per ovviamente ampliare la nostra collezione. Quindi io vi ringrazio ancora per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.